Presidente, nasce il settore giovanile dell'Omegna Calcio. Di cosa si tratta? Sì, nasce questa intervista, diciamo, forse ce la ricordiamo a metà anno, era stata fatta sulla base dell'Accademia. Giustamente, sulla riflessione che è stata fatta, era inutile che nascesse una nuova società di un settore giovanile, al che perché non farlo tutto sull'Omegna Calcio, e quindi si parte dai piccoli amici, si arriva fino agli allievi per il settore giovanile, juniores e prima squadra sotto l'Omegna. Ecco, questo settore ovviamente non sarà sempre soltanto qui allo Stadio Liberazione, ci sono delle novità. Sì, diciamo che si parte dai piccoli amici fino ai giovanissimi, dove verrà usato il campo in sintetico e anche il campo grande dello Stadio Liberazione. C'è un accordo con l'amministrazione comunale di Nogno, nel quale è una convenzione decennale, e quindi usufruiremo anche di quel campo, grazie, diciamo, al loro aiuto e anche alla loro sensibilità nel capire il nostro progetto. Aggiungo che forse potremmo avere un accordo con un'altra amministrazione per un ulteriore campo, quindi più bambini vediamo venire nel settore giovanile dell'Omegna Calcio, più siamo contenti. Ecco, lei ha parlato anche di due consigli, di che cosa si tratta? Si tratta che per far le cose bisogna farle bene, quindi non si può pretendere che tutto ricada esclusivamente sull'Omegna Calcio. Ci saranno due consigli, un consiglio del settore giovanile, si dedicherà esclusivamente a quello, e un consiglio, il direttivo, diciamo quello più grande, che riguarda l'Omegna Calcio 1906. Da fare da collante sarà la figura di Daniele Merio, che avrà una figura di direttore generale all'interno del settore giovanile e sarà presente ovviamente all'interno del consiglio della prima squadra, affinché ci sia un unisono nei lavori che andremo a fare.